In questa giornata così importante, Venerdì Santo, proiettata verso la Pasqua, cari amici di Padre Pio TV, vogliamo farvi respirare, anche se solo idealmente, un po' dell'aria che ha respirato lo stesso Gesù Cristo, il Venerdì Santo di 2000 anni fa. E lo vogliamo fare con Fra Sergio Galdi, commissario generale di Terra Santa, a cui do il benvenuto. Buongiorno, bentrovato e pace e bene. Buongiorno, buongiorno dottore, buongiorno a tutti gli ascoltatori, pace e bene. Fra Sergio, il Venerdì Santo dunque è una giornata particolare, come dicevo, dedicata alla passione del Signore. Commemoriamo la morte del Signore, ma siamo proiettati verso la domenica di Pasqua. Quello che voglio chiederle per iniziare è con quale spirito si vive questa giornata in Terra Santa e quella in preparazione più in generale alla Pasqua del Signore? Beh, certamente noi stiamo per celebrare quello che è uno dei misteri più grandi della nostra fede. Dunque, anche in Terra Santa vi è una profonda tensione verso la Domenica di Pasqua, seppure questa Domenica di Pasqua deve passare attraverso il sacrificio della croce e prima ancora dell'agonia del Getsemani. E in verità proprio in Terra Santa diciamo che ci sono vari registri su come vivere ecco, queste festività, che ripeto però poi sono tutti questi registri diversificati tra loro, però trovano poi tutti quanti un punto di convergenza nella gioia della celebrazione nella Basilica del Santo Sepolcro. E quando parlo di vari registri mi riferisco alle diverse compagini delle realtà di Terra Santa, ovvero c'è la comunità dei francescani, la nostra comunità religiosa della custode di Terra Santa, che certamente con grande amore e gioia, particolarmente in questi tempi, in questo periodo, cura le liturgie al Santo Sepolcro, ma durante la Quaresima sono state curate le liturgie in tutti i santuari di Gerusalemme, anche con le messe stazionali, le processioni che ogni fine settimana di Quaresima hanno comunque interessato il Santo Sepolcro. Liturgie pomeridiane, notturne, con sia il patriarca di Gerusalemme che con il custode di Terra Santa. E dunque la comunità francescana unisce gioia, amore per questi luoghi e chiaramente anche a tutti quanti quelli che sono poi gli aspetti più pratici e quindi l'impegno, insomma, di realizzare tutto queste cose. Differente invece, ad esempio, è lo spirito della comunità locale, ad esempio, e lì si vive un registro comunque differente. Logicamente, come dicevo poc'anzi, sempre proiettato verso la gioia e la felicità della risurrezione del Signore al Santo Sepolcro. Però, ad esempio, oggi la Via Crucis che viene fatta per le vie di Gerusalemme, prima c'è la Via Crucis prevista dallo status quo del custode di Terra Santa, e proprio in queste ore. E proprio in queste ore, infatti, e poi subito dopo seguita dalla Via Crucis della comunità locale. E qui noi non possiamo dimenticare che la comunità locale è fatta soltanto di una realtà estremamente esigua, in cui i nostri parrocchiani, in particolare mi riferisco agli arabi cristiani, soltanto in questo giorno hanno disponibilità della città vecchia di Gerusalemme e dunque si sentono padroni di questi luoghi che ora attraversano facendo la Via Crucis e dunque fanno questa Via Crucis anche guardandoli con grande determinazione perché è quasi diviene un momento di affermazione sociale, ecco, della loro realtà che è mortificata per tutti gli altri 364 giorni all'anno. Sappiamo Ecco, tanto. bene la situazione
come si descrive, ecco, in quella terra. Però, Fra Sergio, il Venerdì Santo è tradizionalmente legato anche alla colletta per la Terra Santa. Allora, prima di chiederle come questa iniziativa è nata e come si sviluppa e con quali fini, vorrei che vedessimo insieme anche i nostri amici telespettatori questo video che viene direttamente dal Christian Media Center di Terra Santa per descrivere meglio ciò che la colletta vuole esprimere. Tra pochi giorni celebreremo la Pasqua assieme ai nostri cristiani di Terra Santa e con i pellegrini provenienti dal mondo intero. Qui a Gerusalemme il Signore è morto e risorto per noi. È davanti al suo sepolcro vuoto che noi sentiamo rafforzarsi la nostra fede e rinnovarsi la nostra speranza. Il nostro compito di frati minori della custodia di Terra Santa è proprio quello di prenderci cura delle pietre benedette e sante che sono i santuari e al tempo stesso delle pietre vive che sono i cristiani locali e i pellegrini. È nostro compito dare a tutti la possibilità di vedere e di toccare i luoghi nei quali Gesù è vissuto, morto e risorto per noi. Sono i luoghi che ci ricordano che è vero quanto gli Apostoli ci hanno annunciato e quanto la Chiesa ci ha trasmesso lungo i secoli per dare senso e pienezza alla nostra vita. Rendere più accoglienti i santuari, svolgere attività pastorali e sociali è un servizio che facciamo col cuore e a nome della Chiesa intera. Siamo a servizio anche di una Chiesa ferita da troppi anni di conflitti e di guerre e ora anche dalla devastazione del terremoto. Tutto ciò ovviamente ha un costo e gran parte di questo costo viene annualmente coperto dalla colletta del Venerdì Santo e dalla generosità dei fedeli di tutto il mondo, dalla vostra generosità. In questa occasione noi frati della custodia di Terra Santa ci facciamo mendicanti e ci rivolgiamo alla vostra generosità perché il Venerdì Santo possa essere un giorno di solidarietà universale, un giorno in cui i cristiani di tutto il mondo si prendono concretamente cura della Chiesa Madre di Gerusalemme. Per favore, aprite il vostro cuore alla generosità e le vostre mani alla solidarietà. Grazie al vostro aiuto, anche noi potremo continuare a prenderci cura di questa Terra Santa e dei suoi figli. Fra Sergio, dunque, come nasce questa iniziativa e quali sono i fini della colletta per la Terra Santa? Sì, beh, questa è un'iniziativa che ha avuto sempre il supporto di tutti i pontefici nel corso dei secoli. Ricordo che noi siamo presenti in Terra Santa, in quella che veniva chiamata allora la provincia d'Oltremare o di Siria, sin dal 1217, anche se formalmente la custodia di Terra Santa come istituzione nasce un centinaio di anni dopo, nel 1342, con le bolle di Papa Clemente VI, la Nuper Carissime e la Gratia Sagimus, che queste bolle ratificarono questo acquisto fatto dai reali di Napoli che riscattarono i luoghi santi. E dunque da quel momento nacque la necessità di mandare donazioni in Terra Santa per acquisire sempre più luoghi santi, santuari, luoghi della redenzione di Gesù, che erano curati appunto dai francescani. E dunque
vari pontefici hanno comunque sensibilizzato sempre le comunità cristiane d'Occidente per mantenere appunto i luoghi santi. E la più, possiamo dire, l'ultima, la più recente, anche se già nel 1600, addirittura Papa Urbano VIII, Papa Barberini, chiedeva che fossero due collette pro Terra Santa all'anno, mentre invece poi dopo, nei secoli successivi, è stata stabilizzata, insomma, è stato stabilito che soltanto fosse la colletta del Venerdì Santo. E in effetti il documento più recente e più significativo è certamente quello del 1974 di Papa Paolo VI, con l'esortazione apostolica Nobis in Animo, in cui ha dato un grande impulso e ha sensibilizzato molto tutto il mondo cattolico perché appunto fossero raccolte donazioni per la Terra Santa. E chiaramente questa è una colletta obbligatoria che tutte le parrocchie fanno in tutto il mondo, così come l'obolo di San Pietro, in effetti, si tratta di collette obbligatorie, insomma, che la Chiesa dunque chiede che vengano effettuate lo chiede con particolare enfasi, ecco, in questo senso, e si chiede, come appunto diceva anche Paolo VI, che queste donazioni fossero inviate poi al commissariato di Terra Santa più vicino. E noi con la colletta del Venerdì Santo, in effetti, copriamo circa una metà delle nostre uscite annue. Una parte viene destinata al mantenimento dei santuari. Noi abbiamo oltre 60 santuari che noi custodiamo per la cattolicità in tutto il Medio Oriente, nella Terra Santa strettamente detta, e poi anche quindi in Israele e Palestina, e poi anche nella zona della Siria, della Giordania, del Libano, i santuari legati a San Paolo, all'Antico Testamento, penso anche al Monte Nebo, ad esempio in Giordania. E poi ci sono tutti quanti una grossa fetta della colletta, la maggior parte in verità della colletta di Terra Santa viene destinata a quelle che noi chiamiamo le pietre vive del Terra Santa, che sono le nostre comunità parrocchiali, e dunque pensate che noi abbiamo oltre 15 scuole, dal kindergarten alle scuole superiori, finanziamo oltre 500 borse di studio a livello universitario, abbiamo delle case famiglia, case per fanciullo, perché in molti di questi luoghi, ad esempio pensiamo alla Siria, ma pensiamo anche alla Palestina, ad esempio, i territori dell'autorità palestinese, dove non esiste un welfare. Quindi noi subentriamo lì dove, non essendoci neanche ammortizzatori sociali, ovvero famiglie che si prendono cura delle persone anziane, dei familiari anziani, noi subentriamo lì dove gli stati sono carenti. E se ad esempio, questo è tutto un discorso a parte che poi potremo fare riguardante ad esempio la Siria, che è già stata comunque provata da oltre 10 anni di guerra, e noi interveniamo e molti dei giovani, le famiglie giovani sono andate via, sono emigrate, e dunque gli anziani sono rimasti da soli, e dunque noi subentriamo lì dove appunto non ci sono più neanche i familiari che possono sostenere queste persone. E Potremmo dire allora, fra Sergio, che è una raccolta a 360 gradi. Io però assolutamente. la vorrei un attimo interrompere, fra Sergio, perché ci fermiamo per la pubblicità e poi subito dopo vorrei approfondire con lei un aspetto particolare della colletta di quest'anno che riguarderà le terre terremotate di Siria e di Turchia. Ci fermiamo allora qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme. Eccoci ritornati ancora insieme in questo Venerdì Santo con Fra Sergio Galdi d'Aragona, commissario generale di Terra Santa. Stiamo provando a farvi respirare un po' d'aria di Terra Santa, appunto. E stiamo parlando di questa colletta che il Venerdì Santo in qualche maniera lega la Terra Santa e la Chiesa Universale.
Fra Sergio ci ha spiegato le ragioni, i fini che sono alla base di questa colletta e ora vorremmo approfondire, Fra Sergio, questa parte speciale, chiamiamola così, che in questo 2023 riguarderà proprio questa colletta, un segno di solidarietà con i cristiani che purtroppo hanno subito perdite non solo dal punto di vista umano ma anche economico nel terribile sisma del 6 febbraio del 2023 in Turchia e in Siria, un sisma che tra l'altro è stato avvertito chiaramente anche a Gerusalemme e in Israele. Può dirci qualcosa di più a proposito di questa notizia? Sì, certamente. E appunto come lei diceva, sottolineando le motivazioni della colletta del Venerdì Santo, realmente sono un gesto d'amore nei confronti dei nostri fratelli meno fortunati della Terra Santa. E in effetti, per quanto riguarda in particolare la Siria, che come dicevamo prima è stata comunque provata da oltre 12 anni circa di guerra che la sta insanguinando, e dunque tutti i nostri conventi durante la guerra sono stati aperti e continuano ad essere aperti alle necessità di tutti, di tutta la popolazione nella sua interezza, e non mi riferisco soltanto alla popolazione cristiana. Noi nelle emergenze siamo sempre terzi rispetto ai conflitti, e questa nostra imparzialità e questa nostra equidistanza ci dà la possibilità di essere considerati degli interlocutori affidabili e attendibili da tutte le parti che tante volte nei conflitti che insanguinano la Terra Santa vedono la luce. E dunque in Siria in particolare, dopo tutto questo tempo di veramente grande prova per tutta quanta la popolazione, è arrivato questo terremoto, e pensate che noi nella sola Aleppo, di cui ora voi state vedendo anche delle immagini, e nella sola Aleppo subito dopo il terremoto, quando c'era ancora da sa controllare tutte quante le abitazioni, perché noi abbiamo favorito anche delle squadre di tecnici italiani che sono venuti per il controllo delle abitazioni in cooperazione con i tecnici locali. Pensate che noi nella sola Aleppo ospitavamo circa, nel nostro Terra Santa College, circa 3.000 persone. Questo significava fornire circa 9.000 pasti al giorno, 3.000 colazioni, pranzi e cene. E dopo ora, poiché molte persone sono fortunatamente potute rientrare in casa, noi ora in effetti stiamo ad Aleppo alloggiando soltanto, tra virgolette, soltanto 300 persone, e quindi distribuiamo circa 500 pasti per ogni, diciamo, ora, quindi sono 1.500 pasti, 500 colazioni, 500 pranzi, 500 cene, questo soltanto ad Aleppo. La situazione poi è ancora molto più drammatica nella zona dell'Oronte, dove noi abbiamo anche dei conventi che sono sotto il controllo ancora di alcune cellule estremiste, e dove lì veramente è stato raso tutto al suolo dal terremoto, e noi lì c'è anche difficoltà a poter andare. C'è difficoltà a raggiungere quei luoghi, gli stessi nostri frati quando si muovono lo devono fare con grandissima cautela, e quindi noi, pensate, cerchiamo tutto questo che noi facciamo, anche questo sostegno alla popolazione civile, noi lo facciamo tutto con i proventi della colletta del Venerdì Santo. E ora in Siria una emergenza che sta per presentarsi, e che poiché a causa del terremoto vi sono sono state danneggiate le tubature dell'acqua, e dunque ora ci sono problemi con l'acqua potabile, cominciano, certo, ad esserci casi di colera, insomma, quindi dopo 12 anni di guerra, dopo questo terremoto disastroso, ora insomma ci sono anche tutte quante queste altre implicazioni di carattere sanitario.
la Siria veramente versa in una condizione drammatica, è vero. Fra Sergio, io provo a fare anche una riflessione, probabilmente non voglio essere equivocato, non c'è niente di meglio che l'essere soccorsi da un francescano o da francescani. Non è un caso che quell'abito lì susciti gioia, susciti sentimenti di bontà, portati poi in contesti già di per sé provati dalla guerra, come lei accennava, e ulteriormente disastrati da questo terremoto. Ecco, come dire, la parola di San Francesco, l'abito di San Francesco, dà quel senso di speranza in più. Questo in verità è ciò che fortunatamente ci ha accompagnati in tutti questi secoli del nostro stare qui in Terra Santa. Ma tutto parte appunto dall'incontro di San Francesco con il Sultano e noi, come dicevo prima, ci poniamo sempre in un atteggiamento terzo rispetto a qualunque tipo di conflitto, e per cui non prendendo, essendo equidistanti dagli uni, dagli altri, riusciamo ad essere comunque un elemento di equilibrio. E quindi questo certamente aiuta anche le comunità poi parrocchiali, le comunità quelle fette di popolazione, quelle porzioni che ci sono affidate, perché chiaramente rispettano poi anche le comunità che noi curiamo. Ad esempio, penso durante tutti questi 12 anni di guerra in Siria, e noi abbiamo sempre avuto una posizione equidistante tra le forze, oltre 100 cartelli di ribelli che ci sono stati, insomma, nel corso della guerra, e le truppe governative. Quindi questo ci consente, e nei nostri conventi noi accogliamo tutti di tutte le fedi, di tutte le religioni, perché noi in Terra Santa parliamo dell'ecumenismo del sangue, perché purtroppo esiste dinanzi al dolore e dinanzi anche agli estremismi, la sofferenza è sofferenza per tutti. Il cuore dell'uomo è comune a tutti noi. È un comune denominatore che ci unisce tutti quanti. E dunque San Paolo già parlava quando voleva sensibilizzare le comunità della Acaia, della Macedonia, parlava dei cristiani di Gerusalemme che erano meno fortunati, e lo presentava veramente come un gesto d'amore. E la colletta del Venerdì Santo è un gesto d'amore, perché siamo realmente tutti quanti un cuor solo ed un'anima sola. E alcuni di noi sono più fortunati, alcuni di noi meno, e allora questo nostro essere fratelli realmente deve aiutarci a sostenerci, ecco, vicendevolmente. Ci fermiamo allora qualche istante per la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme. Ben ritrovati, siamo ancora in compagnia di Fra Sergio Galdi d'Aragona, commissario generale di Terra Santa. E visto che siamo nell'ultima parte della nostra chiacchierata, Fra Sergio, e abbiamo un po', ecco, per certi versi elencato quelle che sono le tante opere che i francescani compiono in Terra Santa, ecco, vorrei chiederle: quali altre attività contraddistinguono la custodia, oltre al fatto che la responsabilità dei luoghi di Gesù è affidata a voi? Beh, certamente è importante sottolineare l'importanza delle nostre scuole e di tutte quelle realtà formative che sono da noi curate, proprio perché le scuole e queste realtà formative, come ad esempio un piccolo miracolo che noi lo definiamo così, che è la nostra scuola di musica del Magnificat, dove studiano insieme cristiani, latini, ortodossi, musulmani, ebrei, tutti insieme studiano musica, tutti insieme studiano degli strumenti musicali, hanno creato, ci sono dei cori distinti in base all'età, e tengono anche dei concerti, e questo realmente sono dei piccoli miracoli. Le scuole sono particolarmente importanti perché
Noi creiamo attraverso la cultura, l'educazione, creiamo dei ponti di dialogo, dei legami invisibili di dialogo che poi tra queste realtà così differenti tra loro, quali sono i ragazzi, gli studenti che frequentano le nostre scuole, sono poi dei rapporti che crescono e che durano poi per tutta la vita. E ad esempio penso ad una scuola di mosaico da noi creata sempre da un padre francescano archeologo, padre Michele Piccirillo, all'indomani della scoperta di tutti i tappeti musivi in Giordania. E questa scuola di mosaico, in effetti, unisce sempre dei giovani cristiani di altre fedi, e pensate che quando abbiamo fatto restaurare tutti quanti i mosaici della Basilica del Getsemani e abbiamo affidato questo lavoro alla nostra scuola di mosaico, che oramai è arrivata alla terza generazione, ci sono stati tanti giovani islamici che hanno lavorato ai mosaici del Getsemani e che per loro era la prima volta che entravano in una chiesa cristiana. E dunque questi sono tutti quanti strumenti, elementi di dialogo nelle nostre scuole dal tempo ottomano. Pensate che le prime scuole pubbliche di Terra Santa sono le nostre, che nascono come scuole parrocchiali a metà del 1600, la più antica è quella di Nazareth, e sempre nelle aule ci sono stati e ci sono i crocifissi, e le nostre scuole sono frequentate a maggioranza da bambini, ragazzi, adolescenti musulmani, ma l'offerta formativa è tale per cui le persone sono contente che comunque possano frequentare i nostri istituti. E al momento dell'ora di religione ci sarà il catechista cattolico piuttosto che ortodosso per i ragazzi cristiani, ci sarà il giovane che spiegherà il Quran al-Karim per i ragazzi musulmani, e sono comunque degli esempi di convivenza pacifica. E dunque sono sempre dei sassi gettati negli stagni che comunque contribuiscono a creare e favorire quel movimento trasversale che comunque esiste e desideroso di pace. Un movimento trasversale che raggruppa persone di tutte le religioni e anche appartenenti a tutti gli stati, ecco, presenti nel Medio Oriente. E, quindi questo sì, Sì. certamente è particolarmente importante. Fra Sergio, io, come dicevo prima della pubblicità, vorrei che lei ci aiutasse un po' a compiere un piccolo viaggio virtuale attraverso ovviamente quelle che sono, le sue esperienze, i suoi ricordi di, Terra Santa in questi giorni così importanti. Lei da dove comincerebbe un viaggio in Terra Santa e ci consigli un itinerario? Beh, sicuramente, visto che ora siamo nel pieno del Triduo Sacro, quindi io incentrerei l'attenzione e il cuore chiaramente su Gerusalemme. Gerusalemme è certamente una città particolare e ha in cui si vive un'atmosfera particolare. E sicuramente un pellegrinaggio, oggi proprio che è il Venerdì Santo, lo intraprenderei da dove è cominciata la passione di Gesù, da dove è cominciata l'agonia spirituale di Gesù, e dunque dal Getsemani, da quel luogo che possiamo considerare uno dei luoghi delle teofanie del Nuovo Testamento, dove Gesù con quel sono io, quando cercavano il Gesù, il Nazareno per arrestarlo, alle parole sono io, che è il nome santo e terribile di Dio, il nome che fu proferito a Mosè dal roveto ardente. Ecco, a quel nome le guardie, gli sgherri dei sommi sacerdoti cadevano a terra. E sicuramente poi dal Getsemani, dove la lettera agli ebrei ci dice che Gesù con forti grida e lacrime chiedeva al Padre che quel calice passasse, ma poi
ha fatto la volontà del Padre, dicendo: sia fatta non la tua, ma la mia volontà. E dunque quel luogo io ripercorrerei con Gesù in questi giorni le scale antiche romane che lo hanno portato al Sinedrio, a San Pietro in Gallicantu, per poi arrivare al Santo Sepolcro, lì dove Gesù sul Calvario ha dato realmente tutto se stesso fino all'ultima goccia di sangue per noi. E c'è una cosa così, realmente noi vivendo questo triduo santo non possiamo che essere profondamente grati a quell'enorme dono d'amore che il Signore ha voluto farci con la redenzione. E dunque con quel velo del Tempio che si squarcia nel momento cui Gesù esala l'ultimo respiro. Ebbene, Giovanni, quando ci racconta questo, indica una rottura, uno strappo che non può essere più ricucito. Ovvero, questo significa che la liturgia dal Tempio di Gerusalemme si è trasferita, è stata trasferita sul Calvario, e dal Calvario è attualizzata su ogni altare del mondo dove noi celebriamo l'Eucaristia. E allora, ecco, questo grande dono d'amore che è la presenza sensibile di Cristo nel suo corpo e del suo sangue, è un dono realmente incommensurabile. E posso permettermi, fra Sergio, anche di aggiungere, pur non essendo mai stato nei luoghi, di Gesù, il santuario del Santo Sepolcro, ecco, questo luogo che, ispira misticismo solo a guardarlo dallo schermo di un cellulare. Ecco, io non oso immaginare, vivendolo di persona, quali emozioni si possano provare. Ecco, provo solamente ad immaginare. E proprio a proposito, da quella pietra, ecco, da quella pietra che ha ospitato il corpo del Signore e che ha visto i primi bagliori della resurrezione, le chiederei per chiudere di lanciarci un messaggio di augurio pasquale. Beh, certamente proprio da quella pietra rotolata, da quella tomba che oramai è vuota, che nasce tutta quanta la nostra speranza. E dunque l'augurio pasquale che per ognuno di noi è che questa Pasqua sia una Pasqua profondamente vissuta nella fede, contemplando questi grandi misteri che ci sovrastano e che grazie ai quali noi possiamo sempre custodire la speranza del domani. Quella pietra rotolata, ha fatto sì che esista una continuità tra questa dimensione e la dimensione futura che ci aspetta, ma è una dimensione futura di cui noi non dobbiamo avere timore, perché non si può aver paura di un papà che attende il proprio figlio. E questa è esattamente la definizione che la Sacra Scrittura ci dà parlando di Dio. Il profeta Osea dice: come un padre solleva il figlio primogenito alla guancia, così io ti amo, Israele, ed ognuno di noi è l'Israele di Dio. E dunque è voluto, desiderato e una creatura amatissima dal Padre, ed è a Lui che noi dobbiamo rivolgere sempre il nostro cuore e la nostra mente. Questo ci porterà a vivere anche con un atteggiamento differente quelle difficoltà del quotidiano che sono comuni alla vita di ognuno di noi e che possono presentarsi nelle nostre giornate. Fra Sergio, io la ringrazio di cuore per essere stato con noi e le auguro davvero una buona e santa Pasqua. Grazie, grazie di cuore. Grazie a tutti voi e una buona e santa Pasqua a tutti i telespettatori e a tutti voi. Grazie per questa opportunità di aver parlato ancora una volta della Terra Santa, della terra di Gesù. Buona Pasqua a tutti. Grazie, grazie ancora a Fra Sergio Galdi d'Aragona. Noi ci fermiamo, restituisco la linea alla regia.